Legalità e sport tornano ancora una volta fra i banchi di scuola e diventano dunque il tema al centro di un importante incontro fra studenti, forze dell'ordine e istituzioni scolastiche. L'evento è stato moderato da Gianmarco Della Paulera e aveva al centro, dicevamo, l'importante tema della legalità a causa di una società, la nostra, sempre più ricca di episodi di corruzione. I lavori si sono svolti stamattina presso l'Istituto Tecnico Commerciale De Franchis di Piedimonte Matese in un'aula gremita di studenti di varie forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, il procuratore aggiunto di Santa Maria Capo Vetere Alessandro Milita, il sovrintendente Giuseppe Mele della polizia di Caserta, il comandante della polizia di Caianello Giovanni Visco, il maresciallo Fernando Martino delle Fiamme Gialle di Piedimonte Matese. A spiegarci meglio il senso della giornata è la dirigente scolastica dell'Istituto De Franchis, Isabella Barducci. L'incontro odierno si pone sulla scia di una serie di incontri che il nostro istituto ha proposto agli studenti, incentrati sui temi della legalità, della sicurezza, ma anche incontri oltre che istituzionali, con esponenti del terzo settore, della cultura, del mondo dell'imprenditoria, affinché ai ragazzi vengano proposti non solo significativi valori di legalità e di sicurezza, ma anche la capacità di guardare alla società che li circonda in maniera critica e dialogica e possano affrontare il proseguo degli studi o l'inserimento del mondo del lavoro con maggiore capacità di analisi e con maggiore serenità d'animo. Ma come e quanto è effettivamente migliorato il senso di legalità nei giovani grazie agli incontri sempre più frequenti delle istituzioni nelle scuole, ce lo spiega il generale di brigata Raffaele Romano, comandante del centro sportivo della Guardia di Finanza di Roma, che noi abbiamo avvicinato. Sicuramente è cambiata moltissimo ed è migliorata tantissimo. La formazione è fondamentale per i giovani e per educarli ai valori della legalità. E quindi la nostra istituzione, sia nella parte istituzionale più piena e sia anche nella parte sportiva, si impegna moltissimo con tutta una serie di iniziative per diffondere i valori dello sport che sono fondamentali per avere un cittadino consapevole ed educato. Da Piedimonte Matese è tutto. Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.